Da una parte ci sono i rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale con l'impatto sul mercato del lavoro e la necessità di investire sul capitale umano e sulle competenze, temi che saranno al centro del G7 Lavoro e Occupazione. La riunione dei ministri del lavoro e dell'occupazione d'Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone in programma a Cagliari da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre. Dall'altra ci sono le tante gravi emergenze occupazionali della Sardegna, tra le quali spicca la vertenza della Portovesme. I lavoratori sono in mobilitazione. Nei giorni scorsi Glencore avrebbe fatto sapere che con il nuovo piano è previsto un ridimensionamento del polo industriale e il licenziamento di centinaia di persone. Proprio ieri la presidente della regione Alessandra Todde e l'assessore dell'industria Emanuele Cani si sono recati nello stabilimento della Portovesme per incontrare i lavoratori del Sulcis Iglesiente. Stamane a Roma c'è stato un vertice tra l'azienda e il Mimit e in serata un incontro con il prefetto di Cagliari. La protesta dei dipendenti sarà portata però a Cagliari al G7, dove la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone sarà impegnata, oltre che con gli altri ministri, anche con il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, il direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE. I ministri del G7 Lavoro approveranno un piano d'azione per l'adozione umano-centrica dell'intelligenza artificiale che sia sicura, protetta e affidabile nel mondo dell'occupazione. A margine dell'iniziativa, sempre in questi giorni, sono previsti degli altri appuntamenti. Domani e mercoledì, CGIL CISL UIL con il coordinamento della Confederazione Sindacale Internazionale e il Comitato Consultivo Sindacale dell'OCSE hanno organizzato il summit sindacale Labour 7. L'iniziativa si terrà al T-Hotel di Cagliari e saranno presenti anche i segretari generali della CGIL Maurizio Landini, della CISL Luigi Sbarra e della UIL Pierpaolo Bombardieri, oltre ai leader delle organizzazioni sindacali degli altri paesi del G7. I lavori della sessione finale, in programma mercoledì 11 settembre, saranno introdotti dalla ministra del lavoro e delle politiche sociali. Un altro incontro è in programma per domani a Palazzo Doglio, promosso dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dove saranno esposte delle riflessioni su economia e lavoro. Anche in questo caso è prevista la presenza della ministra Calderone. Parteciperà tra gli altri pure l'assessora regionale del lavoro Desiree Manca.